Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra videocarriera con il Wicomb. Scusate il problema di ieri dove non sono riuscito a pubblicare il video, ma come ben sapete, per cui seguo le mie pagine Facebook che troverete in descrizione, hanno provato a distruggermi tutti i pazzi per FIFA, ma non sono riusciti grazie al mio intervento. Comunque, partiamo subito dalla prima partita del nostro Wicomb contro il Chartelham Town. E giochiamo la partita di campionato. E vi ricordo che nel prossimo episodio vedrete la finale di Johnson Paint Trophy, che ho scoperto che si chiamava anche Johnson o un altro nome. Comunque ha un altro nome a parte Paint Trophy, grazie a un fan che mi ha scritto, che lo ringrazio. Comunque, partiamo subito con la partita, vediamo la classifica. Siamo primi, due partite in meno dalla seconda, che è il Chesterfield. Partiamo subito nei primissimi minuti, c'è questo miracolo di Zabret che chiude perfettamente la porta. Poi ci prova Giulio Sanseverino col destro, ma il portiere si oppone alla conclusione. E finisce il primo tempo 0-0, le uniche occasioni pericolose sono state queste due, quindi buon primo tempo di sostanza, ma poco spettacolare. E andiamo nella ripresa, questa bellissima azione degli avversari dove vanno in vantaggio con Cornell con questo bel gol al volo. Adesso lo andremo a rivedere, comunque è davvero un bel gol. 18° gol stagionale per lui, quindi un vero bomber. Allora, adesso andiamo a vedere il gol. Guardate qua lo scambio, forse era appena in fuorigioco, poi arriva col destro al volo. E nei minuti di finale, 80°, Morias segna di testa il gol del pareggio. Quindi rischiamo di perdere questa prima partita, ma meno male che c'è Morias. Rivediamo dopo l'errore tra portiere e difensore. Arriva Morias di testa e la mette dentro. Nel finale però abbiamo questa grandissima occasione al 90°, ancora con Morias, 1-1. Morias, il portiere, si oppone alla conclusione, quindi finisce 1-1. 1-1 questa prima partita, ci può stare, dai, un pareggio. Comunque continuiamo a non perdere, che è la cosa fondamentale. Allora, ci avviciniamo alla sfida contro l'Earthball, che è l'ex squadra di Luke James, la nostra punta, che oggi parte dalla panchina. Si giocherà sotto una fitta nevicata, come potete ben vedere dalla scritta. E andiamo subito in campo, giochiamo in casa. Allora, entrano le squadre in campo, la gente si copre sugli spalti con sciarpe e con qualsiasi cosa pesante. La classifica ci viene ancora primi a più 1 nonostante la sconfitta, ma abbiamo sempre le due partite in più da giocare. Allora, si parte subito con questa azione, il cross di Craig, ma c'è il fallo di mano e l'arbitro fischia il calcio di rigore. Fallo di mano del difensore dell'Earthball. Dalla battuta Rosa Gastaldo, 1-0, scusate, al 7° minuto. E guardate questa fantastica esultanza. Non sono carini, che belli, guardateli, sono bellissimi. Comunque 1-0 sul rigore Rosa Gastaldo, 1-0, quindi andiamo avanti. Questo cross però fermato dal difensore. Poi, scusate, Craig. Il gol di Craig dopo la respinta del portiere sul tiro di Morias, se non sbaglio. Adesso proveremo a rivederlo. No, non l'abbiamo rivisto, vabbè, fa lo stesso. Allora, 2-0 primo tempo, scusate. E i due gol sono arrivati nei primi 20 minuti di gioco, quindi buono per noi. Nella ripresa accorciano le distanze con questa azione un po' fortunosa di Boagei dopo la respinta del nostro portiere, che è Harrison, se non sbaglio oggi, oppure Ingram, non ricordo. E rivediamo il colpo di testa, poi la respinta della difesa, la parata del nostro portiere e arriva l'attaccante avversario che la mette dentro. Finisce 2-1 e dopo il pareggio iniziale arriva una vittoria in questo episodio. Una vittoria importante, tutte le vittorie sono importanti ormai. Luke James non è riuscito a metterla sua. E infatti qua arriva una notizia: accoglienza fredda per James dai tifosi ospiti, ma noi ce ne freghiamo perché il nostro bomber è davvero un fenomeno. Allora, terza parte di oggi contro il Daggerhead, si gioca sotto la pioggia. Andiamo a sistemare la panchina, la formazione. Comunque ragazzi, vi volevo ringraziare perché continuate a seguirmi, sono felice che vi piacciono tutte le tre serie che sto facendo, sia questa videocarriera,
il Road to Argentina. E poi anche la carriera giocatore, anche se l'abbiamo appena cominciata, comunque a molti piace. E abbiamo superato gli 8800 iscritti, sono ancora più felice anche di questo. E spero vivamente che di arrivare ai 9000 prima possibile. So che mi darete una mano come avete sempre fatto. E boh, andiamo avanti adesso. E andiamo a mettere la fascia da capitano a Kufur. No, a James, a Kufur, scusate. Ok. E si può quasi iniziare. Giochiamo contro il Dagger Red, che se non sbaglio all'andata ci aveva dato diverse difficoltà. E l'unica squadra con cui abbiamo perso era il... Ho un voto di memoria impressionante. Ah, il Portsmouth, se non sbaglio. No, non era il Portsmouth. Boh, se ve lo ricordate scrivetelo nei commenti, dai, che io ho un voto di memoria in questo momento. Comunque, giochiamo in trasferta, se non sbaglio. Entrano i nostri in campo, entra anche Giulio Sanseverino. La classifica ci vede a più 3 dal Chesterfield. Partiamo benissimo con questa incursione di Wood, che recupera palla, mette per Kufur, il nostro puffo di colore, segna lui col sinistro e segna il decimo gol stagionale. Ottimo traguardo per Kufur, che di certo non era all'inizio della stagione il più acclamato, ma lo è diventato piano piano anche con la fascia da capitano. Però avete ben visto, al 19esimo c'è il pareggio degli avversari con Du. Purtroppo c'è stata anche una deviazione che ha sorpreso il portiere, qua non si vede bene. Comunque, al 45esimo, nei minuti di recupero, passano in vantaggio con Hines. Allora, rivediamo il gol, decimo gol stagionale anche per Hines, dopo il decimo gol stagionale di Kufur a inizio partita. Ottima incursione di Hines e poi il gol. Qua al 45esimo lancio per Kovanol, il tiro, e poi guardate che papera impressionante del difensore, che segna un autogol clamoroso di testa. È uno dei primi autogol che mi sono capitati in FIFA 14, davvero brutto da vedere. Comunque, 2-2 e si va all'intervallo, quindi sul punteggio di parità. Allora, nella ripresa ci provano di nuovo gli avversari con Ines, che segna il gol del 3-2, davvero un ottimo attaccante, undicesimo gol per lui. E siamo sotto in questo parziale per adesso, al 60esimo. Zabret in porta, che non si sta comportando benissimo in questa partita, anche se diciamo che ci ha salvato il culo in parecchie occasioni. Qua fallo di mano del difensore, infatti. Arriva il calcio di punizione. E il mister chiama Giulio Sanseverino dalla panchina a tirare. Lo vuole vedere lui. Quindi dalla battuta Giulio Sanseverino. Parte Giulio Sanseverino. Col destro! È un gol meraviglioso! Una punizione pazzesca di Giulio Sanseverino, che poi si esibisce in un moonwalker a Michael Jackson. Davvero meraviglioso, fantastico questo gol di Giulio Sanseverino. Andiamo a rivederlo. La palla entra proprio sotto l'incrocio. Rivediamola anche da questa posizione. La palla proprio si infrange sotto l'incrocio dei pali. Finisce 3-3. Una partita meravigliosa davvero. Un'ottima partita da parte del Wicom, ma soprattutto del Dagger Red. Ottimo il pareggio alla fine con Giulio Sanseverino, che si esibisce in una magia. Allora, finisce in parità. In questo episodio per adesso siamo a... una vittoria e due pareggi, se non sbaglio, oppure due vittorie e due pareggi, non mi ricordo se siamo alla terza o alla quarta partita. Comunque, ci avviciniamo alla sfida contro il Chesterfield. James contento di giocare nella squadra di Com, ci mancherebbe altro. Possiamo dir così. Allora, vediamo adesso, giochiamo la partita contro il Chesterfield. Siamo in trasferta. Allora, mentre vedrete che si giocherà sotto la neve, vi dico che in attacco giocheranno Morias e Craig, in difesa Stewart e Fletcher titolari. E siamo già in campo, ancora un'altra fitta nevicata qui in Inghilterra. E vediamo i giocatori che sono già entrati in campo e passiamo subitissimo all'undicesimo con Bloomfield. E
appena dopo pochi minuti, deviazione fortunata dell'attaccante Evatt, forse il centrocampista, comunque il capitano del Chesterfield, che segna di testa e batte il nostro portiere. La ripresa, ancora scusate, al 45esimo, gol per loro con Banks, no, sto scherzando, 45esimo, quindi passano in vantaggio e si va all'intervallo così. Brutta prova per adesso il Wycombe, il Chesterfield un po' più in forma. Allora, esce Fletcher per infortunio alla spalla, entra Nelson. Lancio per Morias, al 70esimo pareggio di Morias, così al 6° gol stagionale per lui. Segna il gol del pareggio contro il Chesterfield, che lotta per la promozione con noi. Allora, ma l'intuizione del mister è proprio questa. Guardate, entrano e escono Morias e Craig, che sono la coppia titolare di oggi. E entrano Luke James e Morgan, come potete ben vedere adesso. Guardate chi prende palla adesso, proprio Morgan, col sinistro. Vediamo, è un gran gol secondo me. E poi si esibisce una bellissima esultanza Morgan, davvero bella. E è bello anche il gol, possiamo dirlo. Poi Bloomfield scalza sulla fascia, la mette per Luke James, dentro in due e segnano in due. Ottima l'intuizione davvero del mister, che segnano proprio i due appena entrati. E la partita finisce qua 4-2. E ci riteniamo soddisfatti e davvero contenti di questa vittoria. Continuiamo ad allungare sulla seconda e continuiamo soprattutto a vincere. È davvero un campionato strepitoso che stiamo giocando. Purtroppo soltanto le uniche pecche secondo me sono state quelle di uscire dall'FA Cup e dalla Capital One Cup, ma ci accontentiamo. Qui l'immagine di Giulio San Severino che si mette in luce e vediamo la partita contro il Gamberetti del Morecambe, se non sbaglio. Vediamo se si chiama Morecambe, infatti. Siamo subito in campo, giochiamo in casa contro una buona formazione comunque. La partita è molto tesa, ma la risolviamo noi, e ve lo dico già adesso, al 90esimo, già nei minuti di recupero, occasione per Kufur, la sbaglia, ma arriva Zogwe, il nostro giovanissimo svincolato, che apre le braccia al cielo e dice sì, siamo ancora in vetta, siamo ancora primi. Ottima vittoria, partita veramente difficilissima sotto questa tempesta d'acqua. E arriviamo all'ultima sfida di oggi, se non sbaglio. Episodio quasi finito. L'ultima sfida la giocheremo contro il Playmont, ex squadra di Nelson, di cui penso aver fatto un ottimo acquisto. Nelson gioca subito titolare contro la sua ex squadra. Allora, siamo in campo, in trasferta, contro il Playmont Argyll. È inquadrato Bocco, vediamo la classifica, 75 punti per noi. Una partita ancora da recuperare. Qua è bravissimo ad infilarsi McCoy, che poi viene atterrato e si vede che fallo. Questa qua una visuale molto è un po' si è buttato, però vabbè. Comunque, punizione, batte Luke James al 62esimo, la palla è per la testa di Nelson, che segna il gol dell'ex, ma dato che si è lasciato male con l'ex dirigenza, esulta lui e viene buttato per terra da Luke James, che ha fatto l'assist. Rivediamo lo stacco di Nelson, davvero poderoso, un ottimo acquisto per noi. Qua fortunatissimi gli avversari per l'80esimo. Grazie alla deviazione di Stewart, forse, segna il gol dell'1-1. Dobbiamo andare a rivedere, perché se non sbaglio l'ha deviata proprio Stewart. E poi mi dici tu dove cazzo stai andando, coglione! Comunque finisce 1-1 e non perdiamo anche in questo episodio, ma secondo me arriverà prima o poi la prima sconfitta. Comunque ragazzi, qui vedrete il calendario, mancano non poche partite ma neanche tantissime. Ci avviciniamo alla finale di Coppa contro non mi ricordo chi, comunque una squadra non molto conosciuta. E vediamo la classifica, siamo ancora primi e imbattuti a 76 punti, cioè imbattuti, ne abbiamo persa solo una. E la seconda è a 5 punti, però una partita in più di noi. E la terza è il Chesterfield, ne ha 2 più di noi ed è a anche lui 5 punti.
Comunque ragazzi, questo è tutto, vi prego di lasciare un mi piace, un bel commento, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Bella!